Poster Awards del Festival dedica a Giulio Questi. Questa sera vedrete il mio film preferito di Questi, così l'ho detto, amen, Arcana, che è il suo terzo e ultimo lungometraggio per il cinema. E quindi è un grandissimo piacere ritrovarlo qui con noi, Giulio Questi. Allora, abbiate pazienza perché questa sera parleremo più del solito, perché vorrei presentarvi anche questo libro che è già nelle librerie, il libro si chiama Se non ricordo male, frammenti autobiografici, e immaginate di chi, ovviamente, la persona che sta qui accanto a me, Giulio Questi, e questi frammenti sono stati raccolti, come dice la copertina stessa, da Domenico Monetti e Luca Pallan, che sono qua con noi. Sala c'è anche, perché non ci facciamo mancare nulla, l'editore del libro, edito da Rubettino, Luigi Franco, che se vuoi venire qua con noi. Allora, io darei subito la parola a Questi, al quale chiedo, ovviamente, visto che si vedrà Arcana, di introdurre questo film assolutamente bizzarro, anche nel contesto dell'epoca, dei primi anni 70, quindi in pieno periodo di, io ieri sera ho detto il termine fantasociologia perché mi piace anche un po' come suona, però non so se Questi è d'accordo. Comunque è un film davvero bizzarro con Lucia Bosè e una, come dire, una confezione straordinaria, al di là di tutto il resto, però la confezione tecnica è pazzesca, c'è ovviamente il montaggio Kim Marcalli con cui Questi ha lavorato sempre, poi ci sono le musiche di Berto Pisano, e, insomma, esatto. Do la parola a Giulio per sapere di più di questo film. Sì, è stato un film che si svolge quasi tutto in un appartamento, per cui già costava poco nel preventivo e poco è costato perché abbiamo fatto tutto in un appartamento a Milano. E la storia mi è stata suggerita, come dire, da quel fenomeno delle migrazioni dal sud al nord. Insomma, c'era una crisi di culture, per esempio la cultura contadina del meridione che finiva in una città operaia e attiva come Milano, con tutte le crisi che ne seguivano. E ho raccontato la storia di una vedova che ha un figlio e che si richiama alla cultura del suo paese, fatta anche di piccole stregonerie, di magie, di cose, per guadagnarsi da vivere nella città. Ha un certo successo, parecchi clienti vanno da lei, eccetera, vedrete che il film comunque. È molto curioso che il film è stato valutato dai listini commerciali, diciamo, come film horror. Di horror non c'è assolutamente niente. Usa alcuni stilemi tipici di certi film di genere, proprio per avere il contatto popolare con il pubblico largo, ecco. Ma la storia prevarica l'impianto e va ben oltre. Si potrebbe definire un film sociologico, etnografico, non so come volete voi, ecco. È un po' tutto per il momento. Allora, ho notato un po' questa cosa, già ieri sera avevi detto che La morte ha fatto l'uovo era stato etichettato come film erotico, e di erotico c'era ben poco, forse se non un po' la proprietà della Lollobrigida. Qui hai detto è stato etichettato come horror, ma di horror c'è ben poco. Se Seguivo spara però è un western, lì c'è molto, ok. Ma quindi ti vanno un po' strette, queste etichette? No, anzi, mi hanno fatto piacere. Perché ho notato una cosa, che i film anche belli, se non sono etichettati commercialmente nei listini,
finiscono, che scompaiono, che muoiono, anche film bellissimi. Perché il genere è più forte dei film, li fa sopravvivere. Ecco, per cui io sono sicuro che il mio motto è: i film muoiono, i generi sopravvivono. Allora, il libro, se non ricordo male, chi vuole parlare? Luca, Domenico, chi vuole cominciare? Consiglio per gli acquisti. No, il libro è diversi anni ci abbiamo lavorato, io e Luca, andando a rompere le scatole a Giulio nella sua casa, e così è nata, prima di tutto, come un'intervista in più parti, in più volte. Facevamo un'ora e mezza, un'ora e mezza, a seconda di quando Giulio finiva il suo beverone di whisky, ecco. Quindi più o meno era la clessidra delle nostre conversazioni. E poi, ecco, da lì poi è partita tutto questo lavoro, poi di riscrittura, volendo togliere le domande, e quindi con Giulio abbiamo rivisto, riscritto tutto quanto. La cosa curiosa è che per Giulio questo libro non meritava nemmeno di essere pubblicato, perché secondo lui la sua vita non meritava di essere raccontata. Ecco. Come vedrete, invece, in questa sorta di contraddizione anche che dice anche nei film, tutt'altro è in questa vita che è monotona, è un'avventura continua, forse più dello suo stesso cinema, ecco, perché questo libro non racconta soltanto i film di Giulio, ma un'intera società italiana dalla guerra partigiana, dove lui poi ha combattuto, dalla famiglia povera che aveva a Bergamo Alta, fino praticamente ai giorni nostri, fino quindi al tutto il boom, la dolce vita, Roma, Bergamo prima, Roma, insomma, le varie conoscenze che ha avuto, da Vittorini e così via, Ennio Fagliano, insomma. Poi non a caso racconta anche delle cose tipo sulla dolce vita di Fellini, dove è stato attore, a Signori e Signori, anche lì attore, insomma, è un mondo di Giulio Questa, ecco, potrebbe essere riassunto così. Lascio la parola a Luca. Abbiamo lavorato per anni alla memoria di un uomo che non dava alcun rilievo ai film che ha fatto, come avete capito, né ai film che ha fatto, né ai film che ha interpretato, né ai miti, ai culti creati prima, durante e dopo, né alle parole di Tarantino, che ovviamente loda i film. Lui dava rilievo unicamente dei lunghi aneddoti per i quali poteva parlare per ore. E in particolar modo quando aveva fatto cadere Pratolini dalla Lambretta, che per lui meritava 1:30, e con quello lui divenne noto a Roma, perché tutti lo indicavano come quello che aveva fatto cadere Pratolini nella merda, quello letteralmente nella merda di cavallo che l'aveva fatto cadere dalla Lambretta, e altri ricordi tipo documentari che non ha mai fatto per conto di Antonioni, con Lotte di animali, che non abbiamo mai individuato l'autore. Quello per lui era l'elemento fondamentale, ecco, della propria vita, mentre i film che ha fatto abbiamo avuto proprio difficoltà a cavargli delle parole, ecco. Per quanto riguarda Carcana, è un film fondamentale, perché è un film anche che non vedrete mai in DVD. Io lo definirei un film morente, un film orfano, come direbbe la comunità, l'Unione Europea, che definisce alcuni film ormai orfani, perché noi non rinveniamo il produttore del film, che è morto, gli eredi, e quindi è un film che vedrete ora, probabilmente non vedrete più, anche perché i film vanno frequentemente in TV mutilati, tagliati, e ecco, per cui lo vedrete, ecco, in una forma particolare. No, quello che ha detto Domenico prima un po' mi conforta, cioè sulle parole di questi che attraversano la storia, perché credo che sia anche quello che si può dire dei suoi tre film. Sono pochi, ma attraversano i due dei periodi di massimo splendore del cinema italiano, come sapete, cioè gli anni 60 e gli anni 70, e attraversano la storia del cinema, vuoi anche attraverso i generi. Però io vorrei sapere come mai questo disinteresse nei confronti, prima Monetti diceva un po' il disinteresse nei confronti della propria vita, sembrava poco interessante, adesso parla, dice, il disinteresse dei film, cioè sì, anche adesso se ci penso
Non è che la mia vita è stata estremamente interessante. La verità è che la vita di ognuno, se lui la ricorda bene e ricorda i particolari, i dettagli, la gente che ha incontrato, la vita di chiunque diventa interessante, favolosa, ci scommetto. La vita di ciascuno di voi. Io ho avuto l'avventura, sapendo un po' scrivere, di scriverla, e sembra, oh che interessante che è, ma io che l'ho vissuta so, boh, mi sembra una cosa abbastanza mediocre, tutto sommato, ecco. E invece no, sembra una grande avventura. Sì, ho viaggiato un po' per lavoro, per cosa, ho conosciuto personaggi importanti e meno importanti, ma secondo me la cosa interessante di questo libro è che non scrivo il monumento alla storia del cinema, anzi direi che da un punto di vista storiografico del cinema è il libro meno affidabile che esista, salvo le pagine di filmografia curate da loro, che sono filologicamente precise e che spaccano il capello. Per la cosa interessante del libro, secondo me, è che non parla del cinema, come dire, che ha fatto storia, dei capolavori a cui si è partecipato, o partecipato a dei film capolavori, ai film che hai fatto, o fatto dei film, ma è bella l'avventura del sottobosco del cinema. Io, il libro racconta in un modo credo divertente o drammatico i fallimenti del cinema, i disgraziati del cinema, le comparse, gli attori minori, le avventure a Parigi in film spazzature in cui ho lavorato, nei night club di Parigi, eccetera, le entraîneuse incontrate, la vita di Parigi, facciamo conto, oppure altre cose, i miei viaggi in Colombia, le mie avventure con un produttore per mettere su un film negli Stati Uniti, e a Londra da Richard Burton alla sua casa per un altro film che non si fece mai, tutti i fallimenti che sono diventati materia di racconto interessante. Allora dici, ammazzala che vita! Ma sapete che cos'è che mi mette di buon umore? È veramente chapeau. L'umiltà di questa persona, di Giulio Questi, perché chi conosce questo ambiente, e soprattutto l'ambiente dei cineasti di quell'epoca, non è veramente cosa scontata e neanche comune, quindi davvero chapeau. Per chiudere allora, tanto di cappello a proposito, anche a Rubettino, di cui abbiamo qui l'esponente numero uno, Luigi Franco, così se ci vuoi dire anche tu qualcosa. Guarda, per noi è stato un bel modo di festeggiare i 90 anni di Giulio Questi. Festeggiamento insomma un po' in modo strano, perché anziché fare noi il regalo a lui, l'ha fatto lui a noi, regalandoci questo libro ricco di aneddoti, di godibilissima lettura. Come dicevi tu, grande, come dire, chapeau per l'umiltà di Giulio Questi, che smitizza tutto. Non c'è nessun compiacimento, ma c'è molta ironia e autoironia. Lui non crede ai miti, alle icone, eppure ha vissuto, a differenza di quanto dice, contrariamente a quanto dice lui, una vita davvero avventurosa e bellissima. Insomma, chi si occupa di cinema, chi ama il cinema, insomma, è un libro che consiglio per tanti aspetti, insomma, che ci fa davvero divertire, pensare, e ci fa entrare nel cinema di mezzo secolo. Eccolo qua, allora, se non ricordo male, frammenti autobiografici, Rubettino, Arcana, e per chi vuole domani sera, se sei vivo spara. Grazie.